Se vuoi vivere con gusto, due cuori, una cappa è il posto giusto. Ed ecco gli ingredienti per le nostre buonissime crepe alla ricotta e spinaci. Allora, mezzo chilo di ricotta per gli intenditori di pecora, invece se non gradite i sapori troppo forti va bene anche di mucca. Mezzo chilo di spinaci lessati, il peso di mezzo chilo è da lessato e strizzato fitto fitto, quindi mezzo chilo da cotti e mezzo chilo di ricotta. Poi 150 g di parmigiano reggiano e con questo, con un po' di sale, faremo la farcia. I miei spinaci sono già salati in fase di sbollentatura. In più ci occorrerà un litro di besciamel che io vi faccio vedere già in pentola, e se voi volete la ricetta della migliore besciamel che si trova sulla piazza la trovate qui su Due Cuori Una Cappa, qui dove c'è la i col pallino e giù in info box. Per fare le crepe ci occorrono 100 g di farina 00, 4 uova, una tazzina di latte che equivale a 55 g di latte, un pizzico di sale e 3 cucchiai di burro fuso. Io userò la crepiera della Girmi, questo è un reperto archeologico. Questa è Made in Italy, ha più di 20 anni ed è una roba tipo Star Trek. Ma se i nostri amici non hanno questo disco volante? Potete usare una qualunque padella antiaderente e colare là dentro la pastella, anzi forse viene pure meglio. Detto ciò, io uso quella perché ce l'ho almeno una volta ogni 10 anni, va utilizzata. Iniziamo. Innanzitutto preparate la besciamella e mettetela da parte. Prepariamo la farcia, che è una cosa facile facile. In una bowl verso la mia ricotta. Tutta? Sì, ricordatevi sempre di assaggiare la ricotta, perché se è acida rovinate tutto il piatto e non si sa mai con la ricotta. Che vi fa male. Specialmente quella di pecora inacidisce molto molto facilmente. Versiamo anche gli spinaci e tutto il parmigiano grattugiato. Insaporiamo con un pizzico di sale e a chi piace potete aggiungere anche del pepe. Prendo il mio fidato frullatore di immersione e rimpasto tutti gli ingredienti frullando così anche gli spinaci. Date un assaggio alla farcia per vedere com'è di sale. Mettiamo da parte e facciamo le crepe. In un recipiente alto metto i 100 g di farina e la tazzina di burro, i 55. Però era di latte. Di latte, i 55 g. Nella farina avevo già stemperato il sale. Il sale. Aggiungo anche i 3 cucchiai di burro. 1, 2 e 3. Pazzesco. E comincio a miscelare. Adesso ad una inseriamo le uova. Dopo il secondo uovo abbandoniamo la frustina e passiamo al frullatore a immersione. Attaccato la crepiera, voi riscaldate la padella e verso la pastella. Come sapete, chi fa le crepe lo sa, la prima è quella che viene peggio. Bene, la mia crepierina credo sia pronta. Inserisco e tiro su. Ve l'ho detto, la prima viene sempre sbilenca. Man mano che cuoce, la stacco dai bordi. Voilà. La giro. Perfetta, dai, non è venuta brutta. Insomma, è venuta a metà. Vabbè, questa ce la spariamo. E l'appoggio sul piatto. Facciamone un'altra insieme e poi procediamo ognuno per i fatti propri. Wow. Beh, la perfezione, vedete? Vedete? Basta un po' di esercizio, come in tutto nella vita. Bene, facciamo quest'ultima insieme. Poi pure comoda, perché allora, io l'ho tenuta in sospensione perché avevo qui tutto occupato, però vedete, si appoggia. È carina, è carina. Con gli ingredienti che vi ho dato, vengono
8-10 crepe, a seconda della sottigliezza e della larghezza che decidete di fare. Bene, io qui continuo a creppare come se non ci fosse un domani. Ci vediamo alla fine di questo mio lavoro di precisione. Fatte tutte le nostre crepe, una montagna di crepe, non vi preoccupate, le mie sono di più, ho fatto doppia dose. Diamo uno strato di besciamel alla pirofila. Se la vedete con i grumini, quelli non sono grumini, ma è la parte che si era raffreddata sopra che ho mischiato insieme al resto, perché tanto in cottura si discioglierà tutto, quindi non sacrificatela mai la parte fredda sopra, perché poi in cottura col burro si scioglie. Prendiamo una crepe, mettiamo un po' di ripieno solo su metà parte e spalmiamolo. Voi potete arricchirlo quanto volete, se volete potete mettere anche dei pezzetti di formaggio se lo servite come piatto unico. Io lo sostituirò al primo piatto, quindi già così è più che sufficiente. Quindi piego, piccolo punto qui, e ripiego. E la prima crepe è pronta e vado semplicemente ad adagiarla. Qui le metterò adesso impilate una sopra l'altra. E adesso ricopriamo tutto di besciamel. Una spolverata di parmigiano su tutto e a gratinare in forno ventilato a 180 gradi, giusto il tempo di far la crosticina. Mettetela in forno a 180 gradi finché non fa la crosticina, lo vedete, appena la besciamel comincia a muoversi e si indora la superficie, sono pronte per essere servite sfornate. Quindi ora in forno? 180 gradi ventilato finché non fa la crosticina.